Amici, buon lunedì con una notizia che almeno ci fa abbastanza star sereni, ci fa quantomeno strappare un sorriso, perché Cristiano Ronaldo ieri, dopo la partita Portogallo-Olanda, ha ufficialmente benedetto De Ligt. De Ligt è stato ufficialmente approvato dal re, tanto che a fine partita il re gli ha fatto i complimenti per la partita disputata, aggiungendo anche la frase: "Vieni alla Juve". Cazzo, così si fa Cristiano? Prendi 30 milioni, giustamente, mica puoi limitarti a fare il calciatore. Ci sta anche fare l'allenatore, il dirigente, il procuratore. Che cazzo te ne frega, giustamente, con quello che prendi? Poi, ovviamente, tu sei liberissimo di fare quel che vuoi, perché giustamente ti vogliono squadre comunque abbastanza importanti, che hanno delle disponibilità economiche di un certo livello. Per moltissimo tempo sei stato vicinissimo al Barcellona, tanto che la maggior parte dei giornalisti lo davano ormai praticamente per fatto il tuo passaggio al Barcellona, mentre invece adesso hai fatto qualche passettino indietro. Non sei magari più di tanto convinto. E dopo che il re ti ha detto: "Vieni alla Juve", oh, io un pensierino lo farei pure. C'è da convincere comunque la Juventus a sborsare quanti? 90 milioni, 85 milioni? Però forse ne potrebbe anche valere la pena, no? Probabilmente in difesa saremmo abbastanza coperti tra Chiellini, che ok è fatto di burro, ma quando c'è comunque è Chiellini, Bonucci, poi c'è il Ciulapersico, poi ci saresti te e poi ci sarebbe anche Demiral, che tra l'altro contro la Francia ha fatto una partita della Madonna. Quindi io fossi in te un pensierino, voglio dire, ce lo farei. Tanto la Juventus prenderesti comunque parecchio, nel senso, sicuramente non faresti la fame. Probabilmente vinceresti anche qualche trofeo a livello nazionale, perché non bisogna esagerare subito, non è che bisogna partire subito col botto. Però probabilmente potresti fare anche la tua bella porca figura pure in Champions League. Poi magari di fianco a Chiellini, cioè, nel senso, hai capito? Quindi, oh, dato che sei stato incoronato comunque, dato che il lasciapassare l'hai ottenuto, se tu vuoi, voglio dire, noi siamo qui ad aspettarti. Io sono qui ad aspettarti soprattutto dopo la partita d'andata, senza considerare la sorpresa della partita di ritorno, ma anche prima già non mi saresti assolutamente dispiaciuto, anche se non nego che fino all'anno scorso non sapevo chi cazzo tu fossi, e questo è innegabile comunque per la maggior parte delle persone, tranne quelli che seguono l'Eredivisie. Che vabbè, ci sta assolutamente, io non sono una di quelle persone, è un mio deficit, non ci posso fare niente. Costi, perché costi, però alla fine, d'altro canto, sei, no, del 99, capitano dell'Olanda, capitano dell'Ajax. A livello europeo hai giocato anche abbastanza bene, purtroppo per noi. Quindi, vedi te, noi le porte te le abbiamo aperte. Adesso state. State, anche perché dopo l'affermazione di Cristiano Ronaldo ti sei messo a ridere, quindi non so quanto sia più di tanto un bene, però io la voglio prendere come una risata di contentezza, come una risata di gioia. Hai detto che adesso andrai in vacanza, ci sta assolutamente, dopo una stagione di sacrifici ci sta andare a ciulare un pochino in giro per le spiagge delle varie riviere del mondo. E niente, poi dopo forse ci beccheremo da qualche parte, con noi, contro di noi. Certo, se dovessero uscire in qualche modo questi 90 milioni, dai, nel senso, hai lasciapassare di Ronaldo, puoi venire a fare un salto, puoi venire a fare un saluto, magari ti rompi le balle dopo una stagione e ti levi dai maroni, però per provare, no, ci sta, nel senso, facile subito, bam, vado al Barcellona. Quantomeno bisogna partire dalla Juventus, ecco, che magari può far bene, può, no? Ecco, tutto qua. Quindi, oh, noi siamo disposti, noi siamo disponibili, lo sai, ti vogliamo, ti vuole il re, cazzo, ci mancherebbe. E niente, divertiti in vacanza, poi noi siamo qui, se vuoi fare un salto. Ciao bello!